Benvenuti per la rubrica di Arte 20 News a Uzzano Castello e siamo con il maestro Antonio Bellanti, direttore artistico dell'opera che si svolgerà in piazza e siamo con la Bohème. Maestro, la Bohème è particolarmente legata a Uzzano. Certo, la Bohème è stata composta per buona parte a Uzzano. Puccini ha composto il secondo, il terzo atto e ha abbozzato il quarto. Quindi ogni volta che si riporta l'opera dove un genio come Puccini l'ha concepita, è sempre una forte emozione e anche una grande responsabilità, direi. Questa esperienza va avanti, maestro, sempre con cambiamenti che fanno migliorare questa opera in piazza che, diciamocelo, non è una cosa molto comune in Italia. No, non è una cosa molto comune ed è anche molto importante, perché io ho sempre l'idea che non bisogna portare le persone all'opera, ma portare l'opera alle persone, cioè avvicinarle, perché è una grande tradizione italiana e quindi è un nostro patrimonio. Ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella sia con le collaborazioni. Quest'anno abbiamo due conservatori cinesi, quello di Shanghai e quello di Shoshan, e anche quest'anno abbiamo avuto una presidentessa di giuria come Katia Ricciarelli, che ci ha portato prestigio e anche un po' di riflettori puntati. Ecco, una cosa molto bella. È un bel impegno comunque realizzare un lavoro come questo, tra l'altro con artisti, giovani artisti che vengono da un altro paese. Sì, è molto molto impegnativo, ma anche molto stimolante, perché molti degli artisti che poi si sono esibiti su questo palco poi hanno avuto delle carriere internazionali di grande rispetto, e noi ci sentiamo un po' come in questi casi, come quelli che hanno lanciato, dato il là, per usare una terminologia musicale, alla loro carriera, quindi ci fa molto piacere. Il futuro per questa esperienza? Il futuro per questa esperienza, allora, ci sono un bel po' di novità che bollono in pentola, più che altro bollono nel mio cervello per ora, e per la prossima edizione, che come mi auguro sarete qui anche il prossimo anno, e vedremo in scena Turandot per celebrare il centenario della morte del maestro Puccini. Bene, grazie maestro e buon lavoro per questa esperienza veramente singolare. Grazie a voi e un caro saluto a tutti. Alessandro Bianchi è regista della Bohème a Uzzano Castello. Un anno passa, si diceva prima, come si è presentato il lavoro quest'anno? È molto interessante, uno perché ci stiamo avvicinando al 2024, quindi Bohème, Puccini, anniversario. L'altro perché è un'opera molto interessante e molto moderna, perché ci sono dei veri e propri dialoghi, molto vicina ai nostri giorni, perché parla di giovani che hanno dei desideri, delle speranze, e forse alla fine non li raggiungeranno, forse sì, mi muore, però è quello che i giovani vogliono oggi, i giovani vogliono speranze. E poi è molto bello perché mette insieme, qui è una particolarità di Uzzano, mettere insieme delle professionalità vere e proprie, la collaborazione con i conservatori, con Shanghai, ma anche il master che è stato fatto, il lavoro con dei professionisti, e anche il coinvolgimento poi del territorio, i cori, i ragazzi del coro. Questo è molto nell'opera lirica, perché l'opera lirica ha questa verticalità, l'alto, no, è l'orizzontale di quello che si dice basso, ma poi la vita di tutti i giorni non è bassa, è proprio lì che c'è la vita. Quest'anno c'è stato anche un cambiamento nell'ambito del sfruttamento della piazza, un palco più evidente anche. Sì, qui quest'anno è stata fatta questa scelta, e poi loro vivono in una soffitta, e quindi abbiamo cercato di creare nello spazio che abbiamo, gli spazi all'aperto sono sempre più complicati, ma abbiamo un ottimo scenografo e lavoro un po' del team. Abbiamo scelto questa verticalità, se voi vedete la struttura stessa dà questa sensazione, pur essendo in piano. L'anno scorso invece avevamo scelto l'orizzontalità che viene dalla Madama Butterfly, che è un altro luogo. Ecco, noi crediamo che anche disegnare lo spazio sia fondamentale, perché è quello che poi è nella musica. La musica, lo spazio, le luci, l'interpretazione come cantanti ma anche come attori. Se noi mettiamo insieme tutti questi elementi, poi abbiamo l'opera lirica che riesce a coinvolgere persone di tutte le età, di tutti i gusti. Grazie. Grazie a voi.